Sì, ma le riprese, che è quello? Signorina, io sono Sinstruppa. Ah, buongiorno. Benvenuta. Prego, se vogliamo andare, benvenuto. Avete fatto buon viaggio? C'era traffico? Ah, non so. Prego, adesso vede l'ingresso così, ma sarà rifatto... No, ma verrà rifatto finalmente i condomini che sono decisi. Aspettate! No, sarà certo, cambieranno il pavimento. Vabbè, ecco qua. Questa adesso sento un po' di freddo perché c'è. No, io mi sono congelato fuori. Allora, questo è l'ingresso. Sì. Sì, ma li devi prendere però! Non mi dai il tempo di. Stiamo rifacendo tutto. Da questa parte sono. Tre cose, i postigli così che poi sono i postigli qua, insomma, cose che ormai dimenticate. È quasi questo qui! Adesso vedi ancora la roba perché l'inquilino precedente mi ha un attimino dato problemi sui parcheggi, è molto bello, se vuoi puoi togliere. Adesso c'è un po' di forza, se vuoi andare a vedere magari da questa parte. Poi abbiamo questa. Questa qua è una casa di 30 anni costruita, 30 anni fa. Stiamo parlando di una 30 anni fa. No, 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 va bene. Case con muri massicci, belli, asciutti. Vedo. Questi sono piccoli dettagli che comunque risolveremo col tempo, eh? Non interessa di soldi. Vabbè, ma mica adesso ancora, no? Sì, no, poi sistemeremo con calma in una settimana, vedrai che un bijou. Grazie. Questo è sempre l'operaio. Questa è un'altra stanza, sempre comunque tirato a lucido anche questo. No, no, ma va bene. Questa è la finita. Professore! Stai attento, eh! Va bene, butta! Butta! Ha fatto il direttore! Ma non prendi niente! Sono tutti questi miei testi di... Stiamo facendo il trasloco! Che cazzo, Riccardo! Ma fate scarta questa casa! Quindi vede, questa è la casa, a me interessa venderla, mi interessa darla via che non ne posso più, non hanno più problemi che altro. Sì, sì, sono terrazzini. Ha un sacco di problemi. Ma perché parlano di questo? Un affare. Sono 360 milioni, però contanti, io non, qua non voglio... Io. Ah, sì, io non sono, adesso il barista, quindi lavoro in un bar, di conseguenza mio, chiaramente. Ma cosa è posto? Cosa? No, no, non è niente. No, no, ma è che questo vuol dire che i muri respirano. Stiamo rifacendo tutte le tubature, si risolve... No, ma non c'è problema, non si preoccupa. Poi questi sono muri, insomma, questa è una casa fatta 30 anni fa, muri così, ce ne sono più. Qui c'è la, tu vuoi andare magari a vedere, qui c'è la, è la cucina, non la cucina. Ciao, sono lui, io, l'angolo futuro. Molto bello. I capelli. Ciao, bella gioia, cosa sei, la nuova vicina? Poi, signora, stiamo parlando di muri, stiamo parlando di muri costruiti 30 anni fa, questi sei... No, sai cos'è? Che siccome l'hanno appena fatto, pensavo che fosse già fatto da diverso tempo. Qui è un po' di umidità che viene dalle tubature che stiamo rifacendo. No, no, ma va bene, ho visto. Sono 135 metri quadri, signor, lei me lo deve dire subito, se la vuole, non la vuole, se la vuole, non la vuole, non frega niente. Sì. Cioè, cosa mi frega? No, se la vuole, non mi frega niente, se la prendo, non la prendo, non mi interessa, a me interessa venderla. Guarda che questo è un pezzo di valore!
quindi io voglio disfarmi di questo appartamento proprio perché la proprietaria di prima mi ha creato un sacco di problemi. Cioè, come la proprietà di prima? No, problemi così, ma problemi nostri, insomma. Non lo devi mangiare! Ok, butta! Cioè, non è importante, io voglio questi 360 milioni, no. Non voglio schemi, non voglio niente, perché a me servono. Oltretutto... c'è dato che noi abbiamo dato un'altra cosa. È l'ultimo... È l'ultimo pezzo che è rimasto! Che lo prendo, butta! Muoviti! Non è un interesse, io ho tanti... Io ho tanti di Firenze... Mi dia 48 ore... sai che sei purtroppo... Mio padre, lo potete aspettare due giorni tu? Ma guarda un po', ho quei due caffoni sulla mia mano! Se non vuole che io piango... Tu sei un falso, ma hai uno schifoso, hai capito? No, signorina, lei sta esagerando, perché lei non mi pagava l'affitto! Ah, io non pagavo! Eri tu che non volevi soldi! Mentre loro la comprano! Andiamo a finire di farci sentire dall'armadio! Domenico! Thank you.